ritrovati negli studi di Obiettivo News. Il Coro Città di Rivarolo è un'associazione molto attiva in città, con eventi, con concerti, organizza un sacco di cose di rilievo e di grande qualità, come gli appuntamenti che si terranno il 29 novembre e il 1 dicembre qui a Rivarolo. E ne parliamo oggi appunto con il Coro Città di Rivarolo, in particolare con Gianfranco Ponchia, presidente, Anna Maria Gaetano, il braccio destro del presidente e del direttore, e il direttore Maria Grazia Laino. Benvenuti. Grazie. Due eventi davvero di rilievo, davvero di importanza, che non sono solo concerti, ma si può dire spettacoli, che fanno parte del Festival Internazionale in Canavese, io che leggo, La musica è armonia del creato. Partiamo dal festival, due parole su questo fantastico festival. Quest'anno ci siamo lanciati in una cosa più grande ancora, perché gli ultimi due appuntamenti prima delle festività natalizie sono dedicati interamente alla ricorrenza del centenario pucciniano. E penso che abbiamo fatto forse un passo un po' lungo in questo senso, perché sono, come hai accennato prima, non sono solo due concerti, ma sono veramente due spettacoli molto diversi tra di loro, ma proprio perché volevamo dare un'impronta di questo genere. Quindi uno spettacolo incentrato sulle arie d'opera più famose, più conosciute di Puccini, e il secondo invece la realizzazione di un'opera, una messa in scena di un'opera pucciniana che è Suor Angelica. Davvero particolare, incuriosiscono parecchio. Io andrei per ordine, quindi partirei dal primo, che si terrà il 29 novembre al Salone Montenero, a Rivarolo Canavese, alle 21. Parliamo di questa bellissima serata. Parlo sempre io? Chi? No, parla il direttore artistico. Il direttore artistico, giustamente. Recondita armonia, Puccini, una vita per il teatro. Sì, come ha detto Anna, la ricorrenza pucciniana del centenario della morte mi ha fatto venire in mente, insomma, di dedicare questa serata alle più belle arie conosciute del repertorio operistico pucciniano. È una cosa che nasce veramente l'anno scorso, ecco, già è un anno che ci penso, perché volevo che fosse proprio il 29 novembre, che è il giorno proprio della morte di Puccini, quindi 29 novembre 1924, e quindi faremo questo concerto proprio nel centenario vero della sua morte. È una serata particolare perché ci saranno bravissimi solisti, pianista, un violinista, una parte coreografica e una parte anche di letture delle lettere pucciniane, di queste lettere che sono intercorse fra Puccini, per esempio Giulio Ricordi, o con i personaggi, insomma, che stavano intorno alla figura di Puccini. Quindi una serata molto particolare, intensa e con delle arie ovviamente bellissime, dove parteciperà ovviamente anche il coro con qualche brano, e quindi niente, sarà una serata, insomma, spero divertente e comunque piacevole. Vogliamo nominare qualche artista che sarà? Abbiamo parlato di pianoforte, violino e... Allora, come soprano abbiamo Carolina Mattioda, poi abbiamo Salvatore Romei come tenore, al pianoforte Michela Varda e al violino Fabrizio Pavone. Poi abbiamo le letture, che saranno fatte da un nostro amico Michele Nastro, e New Dance Academy di Andrea Salussola. Quindi, insomma, sono curiosa di vedere tutto l'insieme, perché ancora ovviamente non c'è stata la prova generale, ma confido, insomma, in un bel lavoro. Sì, molto particolare quello di unire la musica dal punto di vista corale alla danza, al movimento, lo spettacolo, considerando che si tratta comunque di Puccini, no, quindi insomma non è così. Però volevamo sottolineare immediato anche in questo modo la sinergia fra le associazioni, cosa a cui noi teniamo molto. E, insomma, in questi anni abbiamo lavorato per far questo, perché il lavoro fatto con altri dà sicuramente dei risultati migliori,
e poi far vedere che insomma le associazioni rivarolesi sono in grado di mettersi lavorare. Insieme, di collaborare e di realizzare degli spettacoli più belli, sicuramente. E di realizzare grandi cose. E sono diversi appunto gli spettacoli che organizzate durante tutto l'anno, praticamente sempre, però sono più incentrati magari sulla musica, semplicemente sul concerto. E invece questa volta fuori dal coro. Abbiamo un po' esagerato in effetti. Diciamo che questa volta siamo impegnati anche nell'allestimento di questa struttura, perché gli artisti dovranno esibirsi su un palco e purtroppo non avendo un vero teatro oggi a Rivarolo dovremo provvedere con una struttura che andiamo a noleggiare per rialzare comunque gli artisti in modo che tutti possano fruire di questo bellissimo evento. E poi ci sarà anche l'appoggio di service, luci, audio, eccetera, che dovranno comunque garantire la massima fruibilità di quello che andremo a proporre al pubblico. Quindi sarà un bellissimo spettacolo che per noi è anche molto impegnante, se così possiamo dire, sotto l'aspetto organizzativo, però ci crediamo e vogliamo farlo, certo. Senza dubbio, Salone Montenero verrà allestito come un vero teatro, praticamente. Certo. E anche per lo spettacolo che ci sarà il 1 dicembre, concerto, spettacolo, entrambe le cose. Allora, il 1 dicembre è davvero una news per il coro, perché questa volta ci lanciamo nell'allestimento di un'opera completa, con scene, costumi, cantanti, orchestra e tutto quanto. Ed è la Suor Angelica di Puccini, che è un'opera in un atto, quindi relativamente breve, ma non per questo poco impegnativa, perché insomma le impegna soprattutto il coro femminile, perché sono tutte, ovviamente i personaggi sono tutti suore, per cui personaggi sono tutti femminili, anche se nel finale entrerà anche la parte maschile del coro. E niente, quindi sarà un allestimento proprio completo di quest'opera. Abbiamo il regista, abbiamo le luci, abbiamo l'orchestra, i costumi, e quindi insomma è stato un bel lavoro che ha entusiasmato davvero il coro Città di Rivarolo, perché è una cosa nuova che non avevamo mai fatto, ma insomma è stato molto, molto entusiasmante. Certo, è l'unione comunque della musica corale con il teatro vero e proprio. Certo. Perché metterete e poi la cosa scena. Bella è anche il confrontarci con dei professionisti, perché certo, il coro femminile è la parte diciamo femminile del coro Città di Rivarolo, ma i personaggi principali ovviamente, i solisti, sono dei professionisti, quindi abbiamo Susi Dardo che farà Suor Angelica, abbiamo Sabrina Pecchenino che si cimenta in ben due ruoli, la zelatrice e la zia principessa, e poi Lorenza Pontillo che sarà Suor Genoviglia. E quindi insomma abbiamo anche pianista importante, Grosa, e, insomma tante persone, però ecco, speriamo insomma di riuscire a mettere tutto insieme. Ce la faremo. Perché c'è l'entusiasmo che ci sprona, al di là della preparazione, perché abbiamo studiato veramente tanto, non era una cosa semplice quella. E poi mettere insieme il canto con il muoversi sulla scena, per noi è difficile, non l'abbiamo mai fatto, normalmente si canta e si sta fermi nella propria posizione, invece qui bisogna anche interpretare il ruolo della suora in questo caso. Volevo no? aggiungere appunto, proprio a proposito di questi movimenti, abbiamo anche assoldato un regista che è Mauro Stante e che curerà appunto tutta la parte di regia, i movimenti, e tutte le entrate e uscite, eccetera. E questo si terrà il 1 dicembre, alle 21, sempre al Salone Montenero. Sempre al Salone Montenero, tutti i due spettacoli sono a ingresso libero, quindi insomma... Mi hai preceduta, sono a ingresso libero, questo è stato deciso da noi, ma anche l'amministrazione ci ha chiesto di venire incontro al pubblico per dare a tutti la possibilità di fruire di questo, e speriamo che insomma ci sia la risposta del pubblico a questo punto. Speriamo, ci anche crediamo perché proprio, ecco.
per entrambi gli spettacoli è un'occasione da non perdere, anche perché ci sono nomi, sì, insomma, senza di rilievo, vanto, ecco, però sono spettacoli che fuori da Rivarolo sarebbero spettacoli degni di essere messi in una stagione proprio vera e propria, certo, di un teatro, quindi insomma sono cose decisamente di qualità, penso proprio che ci possiamo lanciare nel dire che offriremo due spettacoli veramente di buona fattura. Impegnative, ma in futuro il coro. Ci sono già dei programmi. Potrebbe per il futuro. Abbiamo già qualche cosa, che bolle in pentola. Lasciamo Maria Grazia, addirittura c'è una cavalleria rusticana per il prossimo anno. Ormai siamo lanciati. Però di sicuro il prossimo anno abbiamo già un impegno nel weekend del primo maggio, nel ponte di primo maggio. Saremo in Francia in uno scambio lo scorso anno, cioè quest'anno, no? Abbiamo avuto ospite un coro francese che si trovano vicino a Bordeaux e quindi ci aspettano per il primo maggio, avremo questa trasferta all'estero in Francia. E poi abbiamo anche già altre cose in pentola, collaborazioni con altri cori che abbiamo magari avuto nostri ospiti e adesso ricambiano, proponendoci tra l'altro di nuovo delle cose piuttosto importanti. Quindi insomma qualche cosa c'è già, non stiamo mai fermi, ecco, diciamo così. Sì, sì, difatti, come ho detto in apertura, il coro Città di Rivarolo è sempre molto attivo. Infatti tanti coristi nuovi, perché ce ne abbiamo avuto parecchi ingressi. Sono un po' spaventati da questo, perché non siamo un coro che si fossilizza su un certo repertorio, per esempio, ma spazia di volta in volta, proponiamo cose diverse. E è vero che insomma 50 anni di attività sono tanti e sono un bagaglio importante, certo, di brani studiati e di emessi in pista, per cui ogni volta per noi, per qualcuno di noi non è così complicato dover ripassare qualche cosa e proporlo, per quelli nuovi invece vuol dire studiare tantissimo. Però bisogna dire che gli ultimi acquisti si sono veramente messi di grande impegno, probabilmente piace molto questo nostro ambiente un po'... Sì, non è fermo, statico assolutamente. A questo proposito magari faccio un appello anche a chi volesse avvicinarsi al nostro coro, perché c'è sempre, ovviamente la nostra porta è aperta, e con insomma, venite a trovarci e ne parliamo. E poi c'è anche il coro giovanile, certo. Esatto, quindi sta aperta a tutte le età. Aperta a tutte le età, ci sono le varie sezioni. Ah, ecco, non abbiamo detto che nella serata delle arie pucciniane c'è anche il coro dei bimbi, in piccolo piccolo fanno un piccolo cameo, sì, anche è loro. Vero. Parteciperà anche il piccolo coro Città di Rivarolo, che è fatto da ragazzini ovviamente molto giovani, e parteciperanno con un piccolo brano tratto dalla Turandot e insomma fanno anche loro anche la loro esibizione. Anche loro faranno qualche cosa, certo. Sì, è la prima volta sul palco, saranno emozionatissimi, sì, immagino. Sì. Questa volta sì. E cosa possiamo aggiungere di questi due bellissimi eventi? Cosa possiamo ancora dire di questi due eventi? Non lo so. Poi sul finale l'appello, l'invito. Ecco, forse possiamo dire questo, che quando abbiamo pensato a Suor Angelica, l'abbiamo anche pensata in funzione di un messaggio che si vuole dare relativo alla donna. Ecco, perché la mia idea era rifarla poi l'8 marzo. Certo, perché la trama di quest'opera è incentrata sulla figura di questa suora che è stata obbligata a entrare in convento perché ha avuto un figlio, era la figlia di una famiglia nobile, di principessa, e quindi è stata obbligata a entrare in convento. E gli è stato tolto il figlio. E lei ha visto questo figlio appena nato, poi non l'ha più visto. È da 7 anni che è in convento, quando la zia, che sarà interpretata appunto da Sabrina Pecchenino, arriva e, volendole far firmare dei documenti, Suor Angelica scopre che suo figlio è già da alcuni anni che è morto e non ne sapeva nulla. Per cui l'aria più bella di tutta l'opera è proprio quella dedicata senza una mamma al suo figlio, ed è un'aria struggente veramente. E poi questa suora decide
di togliersi la vita per il grande dolore e per poter in effetti riabbracciare il figlio. Poi c'è il pentimento, perché chiaramente essendo una suora si rende conto di togliersi la vita e di essere in peccato, però la fine di tutta quest'opera è la redenzione da parte della Vergine Maria. Però ci è piaciuto far presente il fatto che già nel XVII secolo si viveva queste situazioni di grossa difficoltà per le donne, che erano costrette a fare dei sacrifici enormi, anche d'amore in questo caso, no? E visto che, se non sbaglio, il 25 novembre è proprio la giornata dedicata alla violenza contro le donne, noi arriviamo un pochettino a ridosso, però c'è anche questo significato importante, crediamo, no? Che vogliamo lanciare. Poi un'opera tutta al femminile, quindi c'è tutto un certo movimento intorno a quest'opera, certo, che sì, ci serve per focalizzare l'attenzione sulla donna, ecco. Sì, 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 sì. E effettivamente il collegamento è lampante. Ci sta proprio. È il mese giusto, il periodo giusto. Allora lanciamo l'appello per invitare il pubblico. Ricordiamo bene le serate, le date, gli orari, queste cose qua, il posto. Sì, ma ecco, magari ecco, ricordiamo che nella locandina abbiamo indicato appunto l'ingresso libero, però è gradita la prenotazione. Questo per darci la possibilità di capire quante persone potranno essere presenti. Riserviamo sicuramente a chi fa questa prenotazione i posti migliori, questo è tutto quello che possiamo fare, per cui 29 di novembre il Recondita Armonia, Arie Pucciniane, sempre Salone Comunale di Via Montenero 12, 1 dicembre invece Suora Angelica, opera in un atto di Giacomo Puccini. Entrambi alle 21. Entrambi alle 21, certo. Abbiamo detto tutto, penso. Quindi non resta che venire a vederlo. Bisogna esserci, bisogna vederlo. Vi aspettiamo. Assolutamente. Dobbiamo essere ripagati di questi sforzi, ma che poi sono sforzi per modo di dire, perché in realtà è un piacere. Certo, c'è l'amore, c'è la passione. Faticoso, sicuramente, queste prove, più prove in settimana, prove lunghissime. Però distanti, perché andremo anche a Fossano a fare una prova con l'orchestra. Ecco, non ho nominato il maestro dell'orchestra, che è Paolo Fiammingo, della Suora Angelica. Ok, l'orchestra sì, si sta presente il primo dicembre. Sì, primo dicembre. Primo Suora Angelica. E quindi faremo anche la trasferta a Fossano per poter fare una prova insieme all'orchestra aggiuntiva, perché effettivamente mettere in piedi un'opera non è così semplice. Con due prove insieme all'orchestra e basta, è veramente tanto di cappello, quasi da folli, no? Ecco. Sì. Però insomma facciamo anche questo e quindi insomma c'è tanto impegno, però c'è l'entusiasmo. Il coro ha seguito Maria Grazia in questa impresa ed è stato bello, perché comunque ha creato molta aggregazione, è stato bello, e poi partecipazione anche dalla parte del coro maschile, che non fanno molto, però hanno partecipato a queste ultime prove, vogliono entrare anche loro in quella che è l'opera, e quindi è stato bello vederli presenti, non cantare, stare tutto il tempo della prova ad ascoltare, ma per entrare in modo migliore. Sentirsi comunque parte del gruppo, dell'evento. Certo. E poi coinvolti nell'allestimento delle scene, perché lì dobbiamo chiedere aiuto a tutte le forze possibili, però tutti disponibilissime. Questo è encomiabile tutto sommato, perché è gente che lavora tutto il giorno e poi dà la disponibilità ad allestire, per esempio, anche banalmente allestire le scene, sposta tavoli, togli sedie, metti sedie, insomma. È un grosso lavoro, senza dubbio. Grazie mille. Voi. Grazie a voi. Aspettiamo tutti. Sì, certo. Grazie per averci seguito e mi raccomando, il 29 novembre e il 1 dicembre alle 21 al Salone Montenero a Rivarolo Canavese, due spettacoli veramente da non perdere, e continuate a seguire BTV News.